Bene, bene Eugenia, è un percorso inverso da quello del ministro Martina compiuto oggi il nostro agricoltore della provincia di Lecce, Ivano Gioffreda, presidente dell'Associazione Spazi Popolari. Benvenuto a Siamo Noi. Lei ha un Grazie a voi. compito delicato, no? Quello di farci capire cosa sta accadendo realmente nel Salento. Allora noi ci facciamo aiutare da una cartina che prova a inquadrare, eccola qui, la vedete alle mie spalle, che prova ad inquadrare la situazione. E allora io le chiedo, Gioffreda, quali sono le zone, no, in cui gli ulivi si stanno ammalando e stanno morendo essiccati? Allora, diciamo che il caso scoppia nel 2013 intorno nella zona proprio di Gallipoli, proprio nell'area più umida che c'è nella provincia di Lecce. Da lì poi pian piano si espande fino ad arrivare prima di Lecce. Successivamente, nel periodo di gennaio, dopo gennaio, accade che questa espansione arriva e oltrepassa quella linea di confine. Quella linea immaginò, ecco, quella Quella che noi linea, abbiamo bravissimo, chiamato zona cuscinetto? arriva su Oria, però attenzione, arriva d'inverno e qui la cosa non quadra, perché gli essiccamenti da batterio si manifestano d'estate e non d'inverno, quindi la cicalina e la sputachina, che sono gli insetti vettori d'inverno, non inoculano il batterio e quindi gli essiccamenti non sono quelli da xylella, ma sono bensì essiccamenti da funghi. E su questo noi abbiamo molto da dire. Fin dall'inizio del 2013, da quando è scoppiato il caso, noi ci siamo occupati prima che intervenisse la Regione. Cioè, praticamente noi abbiamo commissionato una ricerca scientifica, abbiamo lanciato un allarme in pratica. Sono intervenuti i gergofili a Firenze. Firenze ci ha inviati due ricercatori. Sì, è stato individuato il batterio, ma sono stati individuati una serie di funghi. Cioè, la presenza del batterio non delimita l'essiccamento delle piante, cioè non delimita la patologia, perché non c'è ancora una diagnosi ad oggi scientifica che ne dimostri la patogenicità del batterio. Attenzione, è su 20.000 campionamenti, stiamo parlando di 20.000 campionamenti, sono state individuate 584 piante con la presenza di batterio. La domanda nasce spontanea. Le altre 19.416 Vabbè, rotti. di cosa seccano? Allora, Se, me lo devi dire lei però, finisco, no, perché sennò. finisco subito. Allora, il batterio non è un denominatore unico. Il denominatore unico sono i funghi tracheomicosi. Ce ne Che sono vuol dire? tantissimi, Perché stiamo sono usando funghi molti che tecnicismi. ostruiscono i vasi xilematici della pianta, così come il batterio, e quindi non mandano i nutrimenti alla pianta. Noi abbiamo provato a curare quelle piante, tra l'altro già nel Colpite da 2003, funghi? colpiti da funghi, mica E io qual è curo la stato il xylella. risultato della cura? Il risultato è sotto gli occhi di tutti, tant'è che i contadini nella zona, gli agricoltori, stanno facendo una sorta di copia e incolla, e questo, diciamo, è il rovescio della medaglia, positivo, Sta perché sta funzionando. funzionando, ma sta funzionando ovunque. Quindi Con non stiamo questo lei che ci parlando vuole di 10 dire? olivi, stiamo parlando già di 500.000 olivi, ci sono aziende che ormai ci seguono. Con questo lei che cosa ci vuol dire? Ma allora, le dico semplicemente una Che le cosa. istituzioni stanno prendendo lucciole per lanterne o cose del genere? Non stanno prendendo i provvedimenti Se le giusti? vuole che rispondo chiaro, qui c'è veramente, me ne assumo tutte le responsabilità, Lo faccia. una frode nei confronti dell'Unione Europea. Fanno scattare la calamità naturale, la Francia adesso ha detto non comprerò più niente dalla Puglia, quindi avere la calamità naturale significa centinaia di milioni di euro per eradicare degli alberi che ad oggi non c'è una diagnosi scientifica. Noi non possiamo portare. Lei dice che la malattia si è sviluppata in piccola parte per il batterio, ma per la stragrande maggioranza a causa. No, sul batterio non c'è nessun nesso, cioè non c'è ad E oggi quindi un per questo lei ci sta nesso tra dicendo. il batterio e il disseccamento delle olive. Lei Non c'è. ci sta dicendo che questa campagna sta avanzando per prendere i fondi dall'Unione Europea. Questo è un po' Sì, 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 il sì, 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 risarcimento sì. dell'Unione Europea. Io le vorrei chiedere e coinvolgere anche aprire su questo, no? Questo che cosa vuol dire? Che la situazione non è così drammatica come quella che appare? No, no, è drammatica.